sole sei tu, e la luna sei tu, e il vento sei tu. Grazie Roberto e grazie a Timos Group per Timos Group, anche perché c'è forse una storia da raccontare, non voglio scomparire il gioco, ma voglio sapere questa vicenda che porta da Santo Spirito, a Milano, Svizzera, per poi tornare con un'attività qui a Bari. Se noi troviamo la ricetta per affrontare le difficoltà del momento solo in un ritirarci, non ridimensionarci, beh, credo che nel momento in cui la ripartenza ci sarà, e ci sarà, ci si troverà completamente scoperti. Ho trovato finalmente una tavola rotonda che si era a sentire il Bindic, meno male che c'è stata la crisi, se non ci fosse stata saremmo stati tutti più contenti. L'ultima frase è: il mondo chiede alle aziende di cambiare. Allora, io credo che l'invito debba essere rivolto a qualche azienda del mondo. Merci prodotte con un costo del lavoro a meno di 50 centesimi si sono paragonate alle merci prodotte con ben altri costi di lavoro. Quella finanza cattiva ha tentato di fare di approfittare ed è successo il crack di questo giorno. E allora, il primo problema, la riforma della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione costa 300 miliardi di euro a questo paese. 300 miliardi di euro. Cos'è qualche volta ogni finanziaria, sono 7, 8, 10 miliardi, una riduzione del 2-3% della spesa pubblica sarebbe pari a un'operazione finanziaria. Però è chiaro che un sistema debole come il sistema imprenditoriale meridionale paga una tassa invisibile ma invisibile in ragione delle inefficienze della pubblica amministrazione. Per carità, c'è chi sa gestire bene una crisi e dopo ne esce molto più forte, c'è chi non la sa gestire e ne esce molto. E quindi se ogni paese deve gestire a suo modo determinate cose, alla fine si arriva alla famiglia, perché l'asse più importante è la famiglia, la cellula più importante è la famiglia. Come Bari e la Puglia cercano di interpretare questo momento? Come va interpretato? Noi abbiamo visto nel tempo che la Puglia e anche Bari, con le sue università, Lecce e così via, hanno messo a disposizione della società cervelli. Però forse abbiamo dedicato poco tempo a una nostra riorganizzazione interna. Forse questo è il momento per riorganizzarci e prepararci a vivere meglio un boom che ci sarà, è notabile che ci sia, la storia ce lo insegna. I costi in questo momento sono più bassi, i costi di riorganizzazione sono più bassi. Le imprese devono tendere a riorganizzarsi, però hanno a disposizione una migliore scelta a migliori costi probabilmente, quindi prepararsi meglio a un futuro che è inevitabile. All'interno di una crisi che sicuramente darà delle pressioni nei prossimi mesi, c'è un'opportunità che è il tempo, nel senso che aziende soprattutto che magari andavano bene, che erano abituate a lavorare a regime molto alto, cioè al 110-120% di quello che è la loro capacità interna, si trovano ad avere dei momenti di difficoltà, ma c'è un'opportunità, cioè un'opportunità di rivedere alcuni processi, di ragionare internamente per ripensarsi. Ecco, alcuni imprenditori che ho avuto modo di incontrare in queste settimane vedono questa importante opportunità. Sicuramente chi riuscirà a migliorare i propri processi o rivedere il proprio modello di business e tutto può superare meglio questo momento, usando una crescita o comunque migliorando i propri indicatori per poi essere pronto a chi la vede in maniera, diciamo, triangolare, a chi sopravvive a questo momento di crisi per poi svolgere.